amici carissimi, buon Natale, così Natale ci spinge a sorridere, cioè a esprimere la gioia che è dentro di noi, e allora invito anche voi a fare uno sforzo per un sorriso in più. Ecco. In questa domenica dopo Natale, questa settimana vi abbiamo raggiunto tre volte con Logos, quasi come nel calcio, fra partite di campionato e Champions, insomma. E in questa domenica la Chiesa ci fa celebrare tutta intera la Sacra Famiglia, Gesù, Maria e Giuseppe insieme. Con la nascita di Gesù e la nascita di una famiglia particolare che accade, una famiglia che vive quell'amore trinitario, oblativo, che fa di ciascuno il destinatario di un amore totale, radicale, e ciascuno quasi si perde per l'altro con una purezza, una oblatività speciale. Gesù che si fa piccolo e si fa dono, Maria che si lascia prendere da Dio e condurre dove Lui vuole, e ora sperimenta questa maternità straordinaria. Giuseppe che perde per amore Maria e la ritrova sposa e madre ad un più alto livello, e lui si ritrova padre della vita per eccellenza, che è chiamato a custodire. Eppure questa famiglia già incontra le prime grandi difficoltà. C'è chi attenta alla vita di Gesù, e questa sacra famiglia si presenta subito come una famiglia in difficoltà, una famiglia che non trova casa, non sa dove impiantare una casa. È una famiglia in continua migrazione. Da fidanzati, Giuseppe e Maria, e poi sposi, sono andati dalla Galilea, da Nazareth, alla Giudea, a Betlemme. A Betlemme nasce Gesù e sono costretti ad andare addirittura all'estero, in quel ricco Egitto, dove erano stati anche i padri, dove era arrivato Abramo, dove era andato Giacobbe, Giuseppe, quell'Egitto che ospita e calpesta. Ecco, Giuseppe e Maria portano Gesù in Egitto, e la storia di Israele che si ripete, ma questa volta il persecutore non è in Egitto, ma è nella stessa terra, nella stessa patria, è il re Erode. Questa famiglia allora in fuga, questa famiglia di emigranti, si presenta unita dall'amore nel silenzio. Nessuna parola pronuncia Maria, pronuncia Gesù, pronuncia Giuseppe. I tre sono uniti da un comune silenzio, ma da un comune tacito accordo: continuare ad essere amore, anzi custodirsi reciprocamente perché la vita venga custodita. Come sarebbe bello se a partire da questa icona della Sacra Famiglia ogni famiglia si facesse custode di vita, promotrice di vita, se in ogni famiglia tacessero le parole e parlassero di più i cuori. Come sarebbe bello se in ogni famiglia si scegliesse di essere amore
nel silenzio, amore con le opere, non con le parole. Come sarebbe bello se ogni famiglia divenisse casa ospitale per chi è in difficoltà, per chi vive questa dimensione di migrazione, di spogliamento, di fuga. Dovremmo oggi nascere tutti un po' più responsabili nei confronti di tanti nostri fratelli e sorelle che sono fuggiti dalla loro patria. Dovremmo nascere un po' più all'ospitalità, ma dovremmo anche imparare ad ospitare noi stessi. Spesso noi siamo emigranti dal nostro cuore, dal possederci, dall'amarci. Siamo come espropriati. La Sacra Famiglia ci insegni a saper ritornare verso il centro della nostra esistenza, verso il nostro cuore, perché questo cuore, come una rosa, si schiuda all'accoglienza e dia profumo d'amicizia a quanti incontriamo sul nostro cammino. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Buon Natale ancora e buon anno!